Mister, avevi chiesto una prova di scusa, avevi chiesto una prova di determinazione, di cattiveria agonistica, e penso che la squadra abbia risposto in pieno. Sì, anche perché comunque credo che lo scrollone di mercoledì sia servito a qualcosa, no? A riportare un po' tutti sul presente, e quindi devo dire che i ragazzi sono stati bravi a recepire il messaggio, hanno fatto una bella partita maschia, come piace a me, volendo il risultato, cercandolo e volendolo, difendendolo anche senza eccessivi problemi, e quindi l'hanno interpretata anche tatticamente bene per quella che l'avevamo preparata, cercando di non prestare campo al Bari, andando subito a, nel momento che perdevamo palla, a riaggredire il portatore di palla, perché ovviamente loro hanno questa giocata immediata su Khedira che ti può creare dei problemi, e quindi avevo chiesto l'immediata riaggressione sul portatore di palla per non dargli il tempo di alzare la testa e fare la giocata. I ragazzi sono stati bravi. È una partita importante con una squadra importante, ci sistema in parte un po' la classifica, ma non abbassiamo assolutamente la guardia, perché avremo due trasferte, due scontri salvezza con la SPAL e il Brescia, e quindi dobbiamo prendere tesoro da questa, diciamo, da questa prestazione, perché se noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, riusciamo a metterlo in campo in tutte le ultime 8 partite che mancano da qui alla fine, sicuramente possiamo tirarci presto fuori da guai. Psicologicamente poi non era facile, immagino, perché comunque avevano vinto tutte, no? Ieri, quindi insomma un elemento che metteva magari un'ulteriore pressione, no? Beh, per dire la verità, io fino al 91esimo ero tranquillo. Poi dal 91esimo al 95esimo c'è stato il gol del Venezia, il gol del Cosenza, e il sabato insomma è stato un po' meno simpatico, però con la vittoria di oggi, diciamo, abbiamo ristabilito le distanze, ma lontani ancora da poter dire di essere in acque sicure. Un bel regalo per le sue 300 partite. Io non lo sapevo neanche, onestamente non lo sapevo neanche, mi sembra di aver iniziato ieri, sono già a 300. La prossima sarà la centesima, infatti, la prossima a Ferrara? Sì. Un altro bel traguardo che, cioè, onestamente, ultimamente, diciamo, c'è stato poco tempo per guardare queste cose, mi ha dovuto un po' guardare ad altro. Avete riconquistato il pubblico, mister, no? L'hai chiamato a raccolta, la squadra ha risposto, il pubblico ha risposto, quindi un po' quella trade union, quella simbiosi che è fondamentale per arrivare. Ma sì, beh, penso sia normale, no? Credo che è difficile trovare una piazza dove, se non c'è unità di intenti, si riesce a fare risultati, a programmare, a poter consolidare determinate situazioni. Quindi da quel punto di vista lì, io però, per me era facile, perché so che quando, almeno in questi anni, quando mi sono rivolto a loro, ho sempre avuto delle risposte importanti. Tra le altre cose, nel dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, voglio ricordare intanto l'iniziativa che ci sarà per quella ragazzina Flavia mercoledì, e poi tra tanti tifosi ce n'è uno che purtroppo in questi giorni, si chiama Franco Proietti, in questi giorni ha avuto una brutta notizia, dovrà giocare una partita molto dura, e quindi il mio pensiero va a lui, anche perché è un amico, l'ho conosciuto addirittura prima di venire a Terni, e quindi questa vittoria va anche a lui, che dovrà strutturarsi e fare una battaglia vera di un certo tipo contro un brutto avversario. Senta, mister, il cambio Falletti Paghera? I cambi Falletti in che senso? No, perché gli altri motivi? No, è stato solo un motivo di, in quel momento lì eravamo un po' meno reattivi in mezzo al campo sulle seconde palle, quindi ho alzato Palumbo, l'ho messo nella posizione di Falletti, che mi sembrava fisicamente, diciamo, arrivato, e ho messo Paghera a fare la mezzala per dare un po' più di aggressività proprio su quelle giocate lì che dicevamo prima, per evitare quelle giocate lì su Khedira e dare un po' più
diciamo, di freschezza al centrocampo. Poi ho fatto l'ultima, che insomma ho messo tutti e due i nostri attaccanti per dare un segnale sia ai miei ma anche per gli altri, per l'avversario, perché comunque se ti entra Favilli e Donnarumma, il fatto che magari non stanno benissimo, ma per un quarto d'ora in Serie B, voglio dire, la sua figura e il suo peso ce l'hanno, ho voluto ridare ossigeno alla squadra per cercare di dirgli andiamo a cercare il secondo e magari avere anche due giocatori che ci tenevano palla e ci facevano salire. Anche perché mister, prima dell'ingresso in campo di Favilli e Donnarumma c'eravamo un po' abbassati, sì. Dopo l'ingresso di Martello. Sì, c'eravamo un po' abbassati, ma questo complice anche, diciamo, la reazione prevedibile del Bari, che ci ha un po', ha cambiato anche modulo. E ci è venuto un po' a giocare addosso e quindi a quel punto lì non avevamo più bisogno di gente che ripartisse, ma avevamo bisogno di gente che ci tenesse palla, prendesse, facesse scorrere il tempo, prendesse i falli, calcio d'angoli e tutta una serie di situazioni che diventano, gli ultimi minuti di partita diventano panacea per chi sta correndo da 95 minuti. Senta, poi a proposito di tacchi e punta che dicevamo venerdì in conferenza stampa, oggi abbiamo visto un po' l'Amazzone a rincorrere Diakité. Diakité è rincorso. Poi alla fine del primo tempo ho detto il prossimo che fa il tacco esce, Koulibaly ha fatto il tacco e è uscito. Mi pare di dover dire che quando le mani ieri. Però è stato bravo sul gol, Koulibaly. Però io ho detto il primo che vedo fa un altro tacco esce. Ma un po' l'Amazzone a cercare. Ho dovuto sostituire per essere coerente con quello che avevo detto. Ecco, è giusto dire che quando Lernana mette la stessa grinta, la stessa determinazione, la stessa corsa, la stessa capacità di lottare dell'avversario, poi viene fuori la qualità tecnica. Io oggi ho visto una partita in cui Lernana non voleva mollare un pallone, no? Come forse il primo tempo di Palermo, quando tu eri rientrato e lì c'è stata la scossa. Mi pare di poter dire che questa squadra ha bisogno di essere stimolata sempre, forte, forte. E, no? E tu questo glielo sai dare, perché a volte prima sentivo gli analisti dicevano oggi sapevamo che dovevamo vincere a tutti i costi, ma tutte le partite bisogna cercare di vincerle, quindi sì. Riconosci questo? Cioè, beh, oggi squadra... sono d'accordo, però dico anche che da Palermo in poi io ho visto una squadra con un atteggiamento diverso anche rispetto alle mie ultime partite, no? Quelle prima dell'esonero, quindi onestamente qualcosa da Palermo è cambiato, se non altro basta vedere che il Palermo l'altro giorno ha fatto 5 gol al Modena, a Tesser, che è un signor allenatore, quindi ieri Brescia, per dire, il Genoa è andato a vincere a Brescia, dove noi magari siamo stati in partita fino alla fine a Marassi, e lo stesso discorso vale secondo me nella prestazione con il Benevento. Oggi probabilmente la vera novità è che siamo riusciti nella tenuta mentale tutti i 95 minuti. Cioè non abbiamo mai rallentato, quando ci siamo abbassati è perché il Bari, che è una squadra che sta lottando per la Serie A diretta, quindi ci sta. Cioè, se poi andiamo a vedere, forse non abbiamo neanche sofferto tantissimo, no? Quindi io ci metterei la firma che la nostra sofferenza e le opportunità che concediamo agli avversari siano uguali a oggi, perché vorrebbe dire che forse abbiamo più possibilità di vincere partite. Mister, menzione speciale per Cassata, ha fatto un primo tempo straordinario. Cassata ha fatto, dal punto di vista di recupero palla, almeno 4-5 tackle importanti che ci hanno rifatto. Era un momento che avevamo perso palla e lui con la riconquista ha fatto sì che insistessimo sull'azione e ci riproponessimo in fase offensiva. Ovviamente tutti sappiamo che può farlo, ma non è ovviamente il suo ruolo naturale, però già il fatto che ci mette quella, diciamo, quell'applicazione è un qualcosa di importante anche per gli altri compagni, quindi oggi sì, finché ha avuto le forze, poi dopo ovviamente diciamo un po' appagato, anche perché il primo tempo lo mandavamo forte in uscita sul terzino. Dall'altra parte invece uscivamo con Palumbo sul terzino, ma dall'altra parte si scivolava con lui, quindi spesso era costretto ad andare molto alto, a fare delle corse per fare la pressione su Ricci, facendo delle distanze ad alta velocità, cercando di ridurre il più possibile spazio e tempo di giocata, e ovviamente alla fine ha un po' pagato. Oggi il giudizio positivo, perché sui singoli credo che vada fatto un po' sull'intera squadra, sul complesso, no? Il migliore in campo sì, magari è opportuno, però credo che vada lodata l'intero gruppo. E mercoledì si parlava di Falletti,
Beh, io oggi ho visto molto bene. Quindi... visto un po' più libero di testa, ha indovinato la prima giocata e da lì è andato a cercare l'uno contro uno, c'è stata un'azione, ha dribblato due o tre giocatori, quindi ovviamente insistendo, e è l'unico modo per cercare di recuperarlo, sta cominciando a dare i suoi frutti. Poi ora si asciugano i campi, comincia a far caldo, è un giocatore che ti può creare delle difficoltà. Anche Sorens a sinistra, il duello con Ghedira, devo dire, stravinto, ha fatto una grande partita. Sì, sulle palle alte sì, sulle palle basse hanno lavorato bene sia Mantovani che Diakité. Avevo chiesto a loro di non dargli profondità, ma di costringerlo a venire incontro, a prendere la palla, e lì magari lui in quelle situazioni un po' soffre, che dire, perché magari non ha una tecnica individuale eccelsa. Due o tre volte è venuto incontro, ha sbagliato il controllo, noi siamo riusciti a portarla via e a riproporci, quindi insomma devo dire che i ragazzi hanno interpretato bene come avevamo preparato la partita, senza concedergli campo, senza concedergli profondità, a volte anche rischiando di abbassarci un po' troppo, però era troppo importante non dargli quella giocata lì, perché è una giocata che ha praticamente caratterizzato almeno il 60% dei gol del Bari fino ad oggi. Innanzitutto i complimenti per la vittoria. Aveva preparata molto bene a parole durante la settimana, ha fatto anche meglio durante la partita. Sapeva che il Bari gioca con un baricentro basso e poi fa i contropiedi. Voi siete stati capaci di abbassare ulteriormente il baricentro del Bari, tarpare le ali del gioco del Bari, e soprattutto complimenti per la fase di non possesso, perché quest'oggi è stata probabilmente una delle armi vincenti. Prima il collega faceva i complimenti a Cassata, mi accodo anch'io per questa prestazione, e le chiedo anche se si sta rivedendo il miglior Falletti. Io da avversario con il Bari ho visto un Falletti strepitoso in Serie C, però vedo che sta crescendo anche Falletti, perché ha fatto anche una buona prestazione. Sì, noi purtroppo, questo è un giocatore che è stato 7 mesi fuori per infortunio al legamento crociato, quindi pensare, anche perché ce l'ho avuto anch'io questo infortunio, e quindi so benissimo che il primo anno non è semplice, il secondo anno già è diverso, quindi sapevamo che c'era da aspettarlo, cioè, che andava gestito, che gli andava, diciamo, creato un minutaggio sempre più lungo e più intenso, no? Partendo magari con spezzoni di gara, come diciamo stavamo facendo, e adesso io sono convinto che nelle ultime 8 partite, ripeto, con campi asciutti, con la velocità e la tecnica che ha lui, e anche oggi l'ho visto spensierato, cioè oggi l'ho visto libero di fare le giocate, di prendersi le responsabilità, oggi è stata una partita molto incoraggiante. Quindi continuiamo su questo, diciamo, su questo aspetto. Poi non dare anche riferimenti al Bari, avendo una difesa strutturata fisicamente, averli anche così messo due giocatori che non ti danno mai riferimenti, che si muovono da una parte all'altra e tutto, probabilmente ci può aver dato anche una mano dal punto di vista tecnico. Grazie. A lei. Grazie. Posto? Grazie a voi.